Vedi Mariano, quando ti parlavo di startup, guarda questi dati molto interessanti dell'osservatorio, no, sulle startup e tech del Politecnico. Vedi, ecco, a proposito, Emil, vieni un attimo qua con noi, ciao, un attimo Gigi, qua. Ciao, come Vieni. state? Che fate? No, bene. Vedi, Emil, stavo facendo vedere a Mariano questi grafici che mostrano come siano cresciuti bene gli investimenti in startup tecnologiche innovative anche in Italia. In particolar modo nell'ultimo anno, vedi, è raddoppiato l'investimento da circa 300 milioni di euro a quasi 600 milioni di euro. Quindi vuol dire, inutile fare quella faccia, vuol dire che qualcosa di buono sta accadendo anche in Italia. Un circolo virtuoso si è attivato anche in Italia. Allora Andrea, è vero che c'è un incremento percentuale forte, ma bisogna considerare quelli che erano i valori di partenza. È facile crescere se si parte da valori infimi. La realtà è che ancora oggi, rispetto a UK, inarrivabile, ma anche Germania, Francia, persino la Spagna, siamo indietrissimo. C'è poco da celebrare, scusami. Beh no, qualcosa da celebrare c'è. In realtà è vero che questa crescita ci sta portando a dei livelli migliori rispetto all'anno precedente, ma non è solo una crescita in termini di numeri, ma anche una crescita in termini di qualità, e soprattutto si registrano anche i primi investimenti da parte di venture capital internazionali, e questo è un altro segnale positivo. Vedi Mariano, questi sono segnali positivi e concreti. Ecco, no? Diciamo i numeri. Sì, però Mariano ha anche ragione, perché il confronto con gli altri paesi europei è impietoso. Nel 2018 questi 600 milioni registrati in Italia sono pari a circa un decimo rispetto a quanto venuto, a quanto investito in Germania, un nono a quanto investito in Francia e un terzo a quanto investito in Spagna, per cui i margini di crescita sono ancora sostanziali. Va bene, ma nell'ultima legge di bilancio sono state introdotte misure, direi, interessanti che dovrebbero favorire un'ulteriore crescita nei prossimi anni, giusto? Se anche questo è vero, se anche questo è vero, ci sono alcune norme. Le tre più interessanti secondo me sono quella della possibilità. Spiegale a Mariano, perché lui non le conosce, non sa di queste cose. Ma come non ne sai tanto? Mi stupisce questa cosa. Io pensavo fossi uno sempre informato, però te lo dico. E ti dico che, per esempio, nella legge di bilancio sono state inserite la possibilità di investire il 3,5% dei piani individuali di risparmio in startup, il 15% gli utili delle partecipate in fondi venture capital, e si è innalzato al 40% la detrazione fiscale per chi investe. Questo in startup. L'ultima finanziaria, ma ci sono i decreti attuativi, Emil? No. Non abbiamo ancora i decreti attuativi, per cui è ancora tutto sulla carta. Ecco, ma allora, scusate, sulla carta, ma allora in Italia se uno intanto ha un'idea innovativa, che fa? Ve lo dico io cosa fa. Prende e va all'estero dove i capitali ci sono. Va bene, insopportabile, non siete mai d'accordo su nulla, io sapete che vi dico, vado a fare una startup. E noi adesso facciamo una startup anche noi. Un'altra insieme? Ma sì, dai. Va bene.